Al termine di questo video sarai in grado anche tu di realizzare una torta per le grandi Senza occasioni. impazzire dietro a tante creme, basi, fan di spagna, ti darò una ricetta veramente deliziosa e molto molto ed semplice. anche economica. In capo al video anche la tecnica per fare la scritta senza sbagliare. Partiamo dalla base che sarà una morbida e versatile pasta a biscotto. Uova a temperatura ambiente, così monteranno meglio, zucchero ed iniziamo a montare alla massima velocità con le nostre fruste elettriche. Mi raccomando, durante questa operazione non le spegnere mai. Non dovrai montare tantissimo, ma fino a che il composto non risulti chiaro e spumoso. Setacciata ora, aggiungi la farina. Inglobala delicatamente con una spatola con movimenti circolari che vanno dall'alto verso Con la il spatola basso. cerca di arrivare anche sul fondo della ciotola dove si depositano spesso i vari grumi. Appena inglobata la farina, setacciata, aggiungiamo anche la vanillina ed il lievito. Delicatamente incorporiamo anche questo. Un delicato giro d'olio di semi, quelli che vuoi, ma non di oliva perché andrebbe ad appesantire troppo l'impasto. Ora decidi la tua teglia, rettangolare oppure rotonda. Tieni presente che su una teglia rettangolare potresti andare poi a ritagliare i vari dischi. Versa dentro il composto, livellalo delicatamente ed andiamo in cottura. Non appena pronto, stacchiamolo delicatamente dalla carta forno e facciamolo raffreddare. Ora puoi utilizzarla direttamente così per preparare una maxi torta oppure ritagliarla con i vari Io ho stampi. scelto il cerchio e il resto che rimarrà lo utilizzerò per altre ricette. Ritaglialo, posizionalo dentro il cerchio e non servirà nemmeno di bagnarlo. La crema è veramente molto semplice perché avrà pochissimi ingredienti. Panna bella fredda. E poi facoltativo qualche goccia di colorante. Mi raccomando, scegli in gel per non allungare troppo la panna. E a tutta velocità comincia a montare senza spegnere mai le fruste durante questa operazione. Se stai preparando la torta in un periodo molto caldo per far sì che la panna rimanga bella dura, metti per qualche minuto sia le fruste che la ciotola in congelatore. Aggiungiamo il latte condensato a filo e delicatamente andiamo ad inglobarlo. Del latte condensato trovi già la ricetta qui sul mio canale, è davvero molto facile farlo e soprattutto economico. Hai visto? Con pochi passi la nostra crema è pronta. Andiamo ad assemblare tutto. Recuperiamo la nostra base e versiamo tutta la crema dentro lo stampo. Se vuoi puoi farla anche bigusto aggiungendo qualche cucchiaio di cacao alla base iniziale, oppure aggiungere gocce di cioccolato, frutta secca o fresca. Tienine anche un pochettino da parte in una sac à poche con punta stella. Questa ti servirà per le ultime rifiniture, ovviamente la terrai in frigorifero. Ora copri con pellicola e trasferisci in congelatore. Con questa tecnica potrai prepararla largamente in anticipo e tirarla fuori solo la mattina della festa e finire di decorare. In questo caso per le rifiniture dovrai montare un po' di panna a parte. Guarda se ti piace il mio decoro, io l'ho fatto con i confetti, qualche fiorellino e qualche perlina. Questa torta era per il rinfresco di un matrimonio. Veniamo alla scritta, quella tanto Sciogli il temuta. cioccolato fondente e trasferiscilo in un conetto. Dalla punta molto stretta. Su carta forno allenati a disegnare la scritta e fino a che non è perfetta non ricalcarla con il Lascialo cioccolato. solidificare e poi staccalo delicatamente con una spatola e posizionalo al centro della torta. Ed eccola pronta, non è stato facile? Con questa tecnica potrai realizzare una torta 10 volte più grande. Allora, sono proprio curiosa, fammi sapere sotto nei commenti se la mia idea ti è piaciuta e se ti ho dato una mano. Aspetto tutti i giorni sui social e qui ci vediamo lunedì prossimo.